In piazza per dire no all'ordinanza antilavapetri annunciata dal sindaco di Roma Gianni Alemanno. Consiglieri e assessori del centro-sinistra questa mattina si sono dati appuntamento in piazza San Marco davanti al Campidoglio e si sono improvvisati i lavapetri per il semaforo Day. Il perché di questa iniziativa? Perché siamo alla vigilia di un altro spot elettorale fatto in nome della sicurezza. Mentre la città ha un anno da una campagna elettorale che si è giocata molto sulla sicurezza, è sempre nelle stesse condizioni, anzi l'ordinanza che si vuole mettere in campo è l'ordinanza contro i lavavetri. Allora noi abbiamo voluto dimostrare che il problema non sono i lavavetri. Il lavavetro in questa situazione è un escamotage per svoltare la giornata. Se ci sono fenomeni di criminalità, chi lo sa, li persegua dietro come racket e organizzazioni, noi non vogliamo assolutamente difenderli. Noi diciamo semplicemente che Roma, capitale d'Italia, capitale della cristianità, deve essere la città del dialogo, della lotta all'intolleranza, deve essere la città dell'inclusione. Tutti possiamo fare qualcosa in più, tutti noi. Quando uno fa un'ordinanza contro i lavavetri, prima si deve porre il problema di come faranno a campare quei poveracci che riescono a mettere insieme 10-15 euro che invece in questo modo qui non avranno alcuna alternativa se non la disperazione. Una multa di 100 euro e il sequestro delle attrezzature utilizzate a chi chiederà denaro in cambio di una pulizia del parabrezza. Questo è quello che prevede l'ordinanza che dovrebbe entrare in vigore dal 1 novembre su tutto il territorio comunale. L'invito a ragionare ad Alemanno, a tornare indietro, a rivedere l'ordinanza e a ragionare congiuntamente provincia, regione e comune sui problemi concreti, su come allargare la sfera dell'accoglienza, dell'inclusione sociale, basata sui diritti e doveri di tutti, dei cittadini romani e dei migranti, che comunque rimangono una grande opportunità di crescita per l'economia romana. Il giudizio sull'ordinanza di Alemanno contro i lavavetri, 100 euro di multa e il sequestro delle attrezzature, cosa ne pensa? Che hanno bisogno di mangiare, quindi lasciamoli fare, se non danno fastidio, lasciali stare. Non mi danno fastidio. Quindi non sono un problema per lei? No, per me no. Una multa di 100 euro e il sequestro delle attrezzature per i lavavetri, cosa ne pensa? Sembra assurdo.